Buongiorno, oggi abbiamo la bella avventura di leggere il capitolo 24 di Luca ed esplorarlo con una certa, diciamo così, attenzione ad alcuni elementi, non a tutti, perché tutto non si può in due orette. Il capitolo 24 vi sembrerà strano, ma non incomincia il capitolo 24. Il capitolo 24 incomincia il capitolo 23, versetto 55. Auguri a tutte le gentili donne. E incominciamo proprio con questa parola. Le donne che erano venute con Gesù dalla Galilea seguivano Giuseppe. Sarebbe Giuseppe d'Arimatea. Esse osservarono il sepolcro e come era stato posto il corpo di Gesù. Poi tornarono indietro e prepararono aromi e oli profumati. Il giorno di sabato osservarono il riposo come era prescritto. Il primo giorno della settimana, al mattino, presto, esse si recarono al sepolcro, portando con sé gli aromi che avevano preparato. E se notate, questi versetti che vanno dalla linea 32 alla linea 36 non stanno narrando niente, stanno semplicemente presentando una specie di scenario con le protagoniste. Ancora, se riuscite ad avere pazienza, siamo sempre nel testo 32-36. Questo testo è circoscrivibile con una certa facilità perché alla linea 33 avete la parola sepolcro e in fondo alla linea avete prepararono aromi. Alla linea 35 avete ancora la parola sepolcro e la frase finisce con aromi che avevano preparato. Notate? Bene. Se notate queste cose, allora potete già cominciare a dire che siete mezzi biblisti. Linea 17. Io vi ho scandito tutto il testo fino alla linea 23, dove voi avete protagonisti diversi, ma anche luoghi diversi. La combinazione di questi elementi aiuta a suddividere il testo. La narrazione di Luca è molto bella, fluida, sembra quasi una specie di scenario unico, mentre invece, se voi prestate attenzione, in questi pochi versetti che abbiamo appena letto, abbiamo le donne come protagoniste e il luogo è il sepolcro vuoto. Vedremo subito che questo sepolcro, nel secondo riquadro, linea 44-55, risulta vuoto, ci sono gli angeli che parlano, eccetera. Alla linea 18 avete un versetto soltanto, e questo versetto incriminato lo trovate alla linea 76-77, riguarda Pietro. Anche Pietro, come le donne, in questo caso solo, Pietro tuttavia si alzò, corse al sepolcro e non si dice altro. Noi sappiamo dal Vangelo di Giovanni che non c'era solo Pietro, c'era anche il discepolo che Gesù amava, ma qui viene riportato Pietro, il luogo è il sepolcro. Il brano successivo, torniamo alla linea 19, abbiamo come protagonisti due discepoli. Il luogo è la strada, il cammino che va da Gerusalemme a Emmaus. Ancora alla linea 20, protagonisti gli stessi discepoli, ma il luogo, lo scenario dove ruota l'azione è Gerusalemme. Infine, alla linea 21, protagonista è Gesù, il luogo
in mezzo a loro. Non viene più nominata Gerusalemme, si sa che ci troviamo lì, ma l'autore non nomina più la città, ma dice che Gesù appare in mezzo a loro. Invece alla linea 22 troviamo ancora come protagonista primo Gesù, ma il luogo è Betania. La mia mano destra è Gerusalemme, c'è la valle del Cedron, c'è il monte degli Ulivi, qui c'è Betania. Quindi hanno fatto una passeggiatina. Ed infine, alla linea 23, troviamo come protagonisti discepoli e il luogo Gerusalemme. Quindi notate che se noi esaminiamo il testo tenendo presente questi due parametri, abbiamo 7 medaglioni, naturalmente un numero che dovrebbe farci un po' riflettere. Perché? Perché gli evangelisti nel racconto della risurrezione, per dritto o per traverso, si rifanno a qualche cosa di apocalittico. O adoperano il linguaggio, vedi Matteo, o adoperano la scansione, vedi Luca. Noi sappiamo perché lo fanno, in quanto la espressività che nasce dall'Apocalisse è una espressività che colpisce in maniera particolare chi è sensibile a questo elemento, e secondo, porta sempre con sé il messaggio: guardate che ciò che sto per narrarvi è circoscritto nel tempo e nello spazio, ma guardate che è una cosa che capiterà a tutti alla fine del mondo. Questo è l'essenza di questo numero 7 che noi troviamo nel racconto. Alla linea 24 vi dico una cosa che apparentemente sembra innocua, cioè tutto sembra avvenire in un giorno soltanto. Alla mattina troviamo il sepolcro vuoto e alla sera troviamo l'ascensione. Tutto il resto avviene nella giornata. Il testo, per esempio, dei discepoli di Emmaus incomincia proprio così, ed ecco in quello stesso giorno. Successivamente, dopo che Gesù ha spezzato il pane, si dice che loro sono subito partiti. Si dicono, non ardeva forse il nostro cuore, versetto 33, partirono senza indugio, siamo alla sera. Arrivano a Gerusalemme, mentre essi parlavano, Gesù appare, prendono paura, Gesù dimostra di non essere un fantasma, poi disse queste sono le parole, poi li condusse fuori verso Betania e alzate le mani li benedisse, mentre li benediceva si staccò da loro. Fine di Beautiful. Cioè noi abbiamo un racconto che ci lascia meravigliati. Luca colloca tutti gli episodi che narra in un solo giorno. La domanda è perché lo fa, dal momento che negli Atti degli Apostoli lui dice che Gesù, dopo la risurrezione, resta con i suoi discepoli 40 giorni. Ci sono tanti motivi e poi li vedremo con calma al momento opportuno, ma intanto possiamo dire così.
Il fatto che Luca narri tutto in una giornata porta a una prima grossa conclusione. La resurrezione e l'ascensione sono un unico mistero, non due. Noi siamo abituati a separare le due cose, mentre invece Luca intende dire no, guardate, non è che la resurrezione sia una cosa e l'ascensione sia tutt'altra cosa, no, sono parte della stessa realtà, una sola. Che cosa intenda dire Luca quando dice che si tratta di un mistero soltanto? Lo vedremo con calma al momento opportuno, verso la fine della nostra mattinata, quando affronteremo il testo dell'ascensione. Ma poi c'è anche una seconda motivazione. Perché qui resurrezione e ascensione distano poche ore? Perché negli Atti degli Apostoli distano 40 giorni. Luca intende mettere in chiaro che dopo la resurrezione di Gesù il tempo non è più lo stesso di prima. Prima si poteva calcolare il tempo senza difficoltà, perché il tempo era il tempo e l'eternità era l'eternità. Con la resurrezione di Gesù è venuto un mix. Noi abbiamo l'eternità che è entrata nel tempo e quindi bisogna concepire il tempo in una maniera diversa da come lo si concepiva prima. Questo è il secondo grosso messaggio. Dunque, primo, resurrezione e ascensione sono una cosa sola, il tempo è cambiato. Il tempo non ha più grande valore. Questo è il secondo messaggio. Fatta questa precisazione, vediamo di passare adesso all'esame delle singole pericopi, perché sembra di no, l'orologio non si ferma. Allora, il primo brano dove noi abbiamo come protagonista la figura femminile, le donne, e abbiamo come luogo, come scenario, il sepolcro vuoto, questo brano è scandito da tre interessi. Il primo interesse, stranamente, sono gli aromi. Se voi notate, in questo brano la parola aromi addirittura compare due volte. Però, se notate, anche la parola giorno compare due volte. Allora noi ci troviamo di fronte a questo schema. E cioè, abbiamo all'inizio la parola sepolcro associata al verbo preparare e alla parola aromi. Alla fine del brano trovate la parola sepolcro, eccola qui, associata ancora alla parola aromi e al verbo preparare. Vi è chiaro? Si constata semplicemente il dato. Al centro trovate i due giorni. Cosa dice questo schemino letterario? Dice il passato, l'osservanza ebraica, e dice il futuro, l'osservanza cristiana. Vi sembrerà strano, ma qui è fondato
il passaggio tra il sabato, giorno sacro degli ebrei, e la domenica, giorno sacro ai cristiani. In questo testo, dove voi avete il massimo rispetto per il sabato, perché se notate, il giorno di sabato osservarono il riposo come era prescritto. Il passaggio non implica svalutazione, ma il passaggio c'è il primo giorno della settimana, e questo è il giorno in cui loro portano gli aromi, cioè questa realtà preziosa per il Signore. Giorno di sabato no, loro hanno obbedito alla prescrizione del riposo e il giorno di sabato non è successo niente. Ma se notate, il panino con le due fette di pane e l'imbottitura centrale è ben chiara, e al centro voi trovate questa antitesi, questa opposizione. Il giorno di sabato da una parte, il primo giorno della settimana dall'altra, e resterà, questa realtà resterà nel cristianesimo come elemento distintivo per la celebrazione settimanale. Bene, che cosa possiamo osservare ancora in questo testo? In questo testo possiamo osservare ancora che le protagoniste, le donne, superano di interesse questo signore, Giuseppe. Chi era Giuseppe? Giuseppe d'Arimatea è quello che ha permesso agli evangelisti di scrivere il resoconto dell'interrogatorio di Gesù presso la casa di Anna durante la notte dopo la cena, e tutto l'interrogatorio nel Sinedrio a casa di Caifa nel giorno successivo. Perché Giuseppe d'Arimatea era membro notevole, importante del Sinedrio. E nel Sinedrio nessuno poteva entrare se non era un sinedrita. Ora i nostri discepoli di Gesù, quelli che diventeranno apostoli, non erano membri del Sinedrio. Certamente Gesù non è che uscito dal Sinedrio avesse detto a Pietro: vieni qua, lasciamo perdere il tradimento che hai fatto e mo ti racconto in sintesi, ti faccio il bignami dell'interrogatorio che mi hanno fatto. Non era possibile, è un assurdo. E allora come la comunità cristiana è venuta a conoscenza di ciò che è successo quella notte e quel giorno? Tramite Giuseppe d'Arimatea, che non solo voleva bene e stimava Gesù, e senz'altro si è trovato in minoranza nel Sinedrio quando hanno votato contro il maestro di Galilea, ma era un discepolo, chiamiamolo, nascosto. Era uno che apprezzava e voleva seguire Gesù, ma non aveva ancora fatto il salto definitivo, esplicito. Certamente, offrendo il suo sepolcro di proprietà sua perché il maestro venisse deposto, certamente in quel momento lui si è manifestato per quello che in realtà era, cioè discepolo di Gesù. Nonostante questa grossa importanza, se notate, chi è protagonista di questo testo, di questo breve testo, sono solo le donne. Primo, chi erano? Erano venute con Gesù dalla Galilea. Sono arrivate
a Bologna, no, prima, sono arrivate a Padova da Pordenone. Noi abbiamo notizie, non di tutte quante queste signore, ma di queste donne che seguivano Gesù, nel capitolo 8 del Vangelo di Luca. Provate a prenderlo. Chi non ha la Bibbia, vada alla linea 67 e troverà il testo. In seguito, siamo al capitolo 8, versetto 1, in seguito egli se ne andava per città e villaggi, predicando e annunciando la buona notizia del regno di Dio. C'erano con lui i 12 e alcune donne che erano state guarite. Gli spiriti cattivi sono le malattie. Ogni malattia in Oriente è presieduta da un spirito cattivo. Quindi, esorcizzare una persona vuol dire guarirla, e guarire una persona vuol dire esorcizzarla. Dunque, da spiriti cattivi e da infermità. Chi erano costoro? Beh, la capessa era Maria, chiamata Maddalena. Era da Cordenons e la chiamavano Folpa. Stessa roba. Non la chiamavano con il nome suo, ma la chiamavano con il nome di origine. Dalla quale erano usciti 7 demoni, proprio una carovana. Non è che fosse ipocondriaca, era ammalata, parecchio ammalata. E Gesù l'ha guarita, e questa qui, zac, fa la scelta di seguirlo ovunque. Perché lo segue ovunque? Clin clin, perché aveva tante palanche, scritto lì. Maria, chiamata Maddalena, dalla quale erano usciti 7 demoni, Giovanna, moglie di Cuza, amministratore di Erode, moglie di Padoan, il ministro, vi è chiaro il concetto? Sì, non è la signora Maria, cugina di primo grado della massaia di Voghera, della casalinga di Voghera, no, erano gente di un certo tenore, Giovanna, moglie di Cusa, amministratore di Erode, Susanna, questa è una donna molto discreta perché esce fuori qui e poi basta, e molte altre che li servivano con i loro beni. Sono loro che danno i soldi. Sì, ma perché erano ricche, ovvio, li avevano. Costoro, dunque, queste signore, queste donne, lo seguivano perché erano grate al Maestro, erano state guarite, e avendo delle possibilità economiche venivano incontro alle necessità di Gesù e del gruppo. Queste donne che noi troviamo alla linea 32 sono le stesse, perché il testo dice erano venute con Gesù dalla Galilea. E qui dicono, capitolo 8, dice che in Galilea queste donne seguivano Gesù. Ora, alla linea 32, queste signore tengono d'occhio Giuseppe. Lo tengono d'occhio perché lui si è reso responsabile della calata di Gesù dalla croce e della sua sepoltura. E dice due cose il testo.
hanno osservato dove l'hanno messo. Quindi, alla domenica mattina, se i discepoli fossero stati un pochettino più svegliotti e avessero voluto cercare Gesù, non avrebbero saputo dove cercarlo, perché non c'è nessuno di loro che vede dove era stato sepolto. Erano solo le donne. E poi compiono quest'altra tipo di azione, tornarono indietro e prepararono aromi e oli profumati. Quel prepararono non è che si siano messi lì a fare gli alambicchi. Sono andati a comperarli. Potevano farlo, sì. Perché? Gesù viene calato dalla croce alla sera del venerdì perché? Perché nella legislazione ebraica è proibito che i corpi dei condannati fossero esposti nel giorno di sabato. E ovviamente in Oriente il giorno incomincia il giorno prima. Per i cristiani, ieri era sabato, è il giorno più corto della settimana, perché finisce il pomeriggio. Tra le 16 e le 17, per i cristiani finisce il sabato e incomincia la domenica. Noi volgarmente chiamiamo la messa del sabato sera la messa prefestiva, è sbagliato. È la messa della domenica, perché per i cristiani la domenica incomincia il sabato pomeriggio. Mi sono dimenticato, potevo farlo, di portarvi giù il breviario, quel libro dove noi preti preghiamo tutti i giorni. La mattina celebriamo la liturgia chiamata l'ora di lettura e le lodi. Poi durante la giornata a scelta facciamo l'ora media, o verso le 9 o verso mezzogiorno, verso le 3 va bene lo stesso. Dopo celebriamo i vesperi e prima di andare a nanna la compieta. In italiano è una parola ridicola, compieta, mentre invece in latino è completorium, cioè la preghiera che completa la giornata. I vesperi del sabato si chiamano, la dicitura è primi vesperi della domenica. Oggi è domenica, oggi pomeriggio io pregherò i vesperi, e si chiamano secondi vesperi della domenica. Quindi il breviario vi dice con chiarezza quando incomincia la domenica, ieri pomeriggio. Yes? Per gli ebrei il grande sabato, che era il giorno della Pasqua ebraica quell'anno, cominciava al venerdì sera. Le nostre ragazze, prima che chiudessero le botteghe, perché dovevano chiudere all'apparizione delle tre stelle. Bisognava riuscire a individuare tre stelle in cielo. L'ebreo che vedeva 1, 2, 3, trac, chiudeva il negozio. Non c'era l'orologio. Se uno era orbo, chiudeva più tardi. Doveva individuare le tre stelle.